Ci racconti un po' la finale della Coppa del Mondo, come l'hai vissuta, soprattutto in relazione al fatto che comunque sapevi ti ascoltassero 27 milioni di persone, insomma, quindi un senso di responsabilità comunque importante. Sì, no, di quante persone la potessero ascoltare non mi sono mai fatto problemi. Ma ti posso raccontare che quel giorno, allora, quel campionato del mondo io l'ho vissuto praticamente come se ci fossimo sposati per un mese e mezzo con Sandro Mazzola, perché chiaramente eravamo sempre insieme dal mattino alla sera. E quindi abbiamo girato in lungo e l'altro la Germania, in macchina soprattutto, qualche volta in treno, ed è stata un'occasione anche per conoscere meglio, cioè lo conoscevo, comunque insomma Sandro andavo a vederlo da ragazzino, poi ho avuto la fortuna di conoscerlo come dirigente e lavorando anche su due squadre diverse, comunque anche a misurarci un po'. E quando siamo arrivati alla finale di Berlino, ma io mi ricordo, non mi ricordo tantissimo perché ci sono dei momenti che uno si fotografa e magari ricorda per filo e per segno che cosa è successo. Io ho un carattere un po' particolare, per cui magari mi ricordo alcune cose, ma di quella giornata lì ricordo due o tre situazioni, cioè siamo arrivati allo stadio di Berlino, credo intorno alla una, e la partita era alle 8, perché comunque c'erano, se non ricordo male, dei collegamenti, delle cose. Siamo andati a mangiare dei wurstel proprio al di fuori, poco fuori, era un baracchino fuori dallo stadio, io e Sandro alla una e mezzo, due. Poi abbiamo trascorso il pomeriggio, insomma, nel questo grande piazzale dove c'erano tutti i mezzi televisivi. Siamo andati in postazione e abbiamo fatto la telecronaca. Alla fine lui è rimasto su perché c'erano dei collegamenti ulteriori, io mi sono staccato prima e ricordo che sono sceso sempre in questo grande piazzale che era deserto, perché comunque tutti erano dentro i loro mezzi, cioè da noi alla televisione inglese, a quella giapponese, a quella francese, cioè io mi sono trovato da solo davanti ai nostri mezzi, non c'era nessuno. Mi sono seduto e mi sono acceso una sigaretta, cosa che farò fra un po', ci sarà una pausa al caffè. Sì. Una cosa posso chiederla? E quello è uno dei ricordi più nitidi di quella sera, dove io a un certo punto mi sono, come dire, gustato quella serata fumandomi da solo, questa sigaretta in mezzo a, cioè sentivo il frastuono che arrivava dall'interno dello stadio, perché comunque abbiamo parlato, credo un quarto d'ora, 20 minuti, abbiamo aspettato la cerimonia, ma una volta che la cerimonia di premiazione è finita, io mi sono staccato ed è rimasto solo Sandro, per cui io sono sceso, ma dentro si festeggiava ancora. Dicevo, l'epilogo della telecronaca, l'avevate preparato prima qualcosa, per esempio, insomma, se l'Italia avesse vinto un epilogo particolare, se invece l'Italia avesse perso qualcos'altro, dico, già c'era qualcosa di preparato con Sandro Mazzola oppure no, siete andati a braccio, insomma, commentando? No, siamo andati assolutamente a braccio. A prescindere dalla finale, sì, del mondiale, insomma, qual è la partita che per lei, o per te, insomma, è stata più bella da commentare, che ricordi con piacere? Ma sai, io ne ho fatte tante, io ho un solo rammarico. Una su tutte. Ho un solo rammarico, quello di non aver potuto commentare la vittoria dell'Inter a Madrid. Perché è più complesso sentire una voce femminile nelle telecronache invece nelle radiocronache? Non ho capito. Dico, perché è più difficile vedere una donna che fa telecronache e radiocronache? Io credo che ci sia un tabù che ancora non è stato superato, che è quello di una voce femminile che narra un evento calcistico completo, cioè la telecronaca affidata ad una collega, cosa che invece in altre discipline c'è, dallo sci, rimanendo nella nostra azienda, con i Malavacari, nel tennis, vabbè,
esistono comunque discipline che vengono raccontate proprio nel senso della telecronaca, della radiocronaca. Nicoletta Grifoni nella pallavolo è uno degli esempi radiofonici che io ricordo. Anche Simonetta Martellini. Simonetta figlia di Nando, quindi voglio dire anche Simonetta ha avuto esperienze importanti. Secondo me manca ancora questo tassello per, come dire, per essere però per avere una figura a livello professionale dal punto di vista femminile completa. Che magari si ha paura che una donna possa essere anche più competente di un uomo in questo ambito. Io credo che invece sia... O è solo discriminazione tra virgolette? Sia che dal punto di vista, perché questo è un altro aspetto, e cioè che le stesse colleghe abbiano, cioè ne ho conosciute diverse e in pochissime c'era la volontà di dire voglio fare la telecronista. Ho notato questo, c'è ancora forse una grande resistenza anche da parte di alcune nostre colleghe che non hanno voglia di cimentarsi. Nei momenti della tua carriera in cui hai pensato di mollare, magari o è stato sempre tutto rose e fiori? No, perché cioè, noi non siamo, siamo dei giornalisti, quindi non è che, come dire, oggi faccio un mestiere e poi domani ne faccio un altro. Io mi sono sentito sempre giornalista, ho avuto la fortuna di entrare in Rai 24 anni fa e ci sono rimasto, spero di rimanerci fino alla pensione, ma non ho mai avuto la voglia o il pensiero di dedicarmi totalmente ad altre attività che non fosse quella giornalistica.